Buonasera a tutti. Quando uno dice che talenti si nasce, direi che qui siamo di fronte a uno straordinario talento. Devo dire che l'abbiamo aspettata. E per fortuna che l'abbiamo aspettata. Buonasera a tutti, grazie di essere qua con noi. Finalmente siamo tornate, io e Francesca, e sempre comunque piene di voglia di fare e di incontrarvi e di vedervi. Siamo arrivate all'ottavo premio della Fondazione Renzo Giubergia e credo che un miglior premio non avremmo potuto darlo, perché veramente sei straordinaria. 15 anni, ha iniziato a suonare a 4 anni, ha preso il primo premio a 11 anni e onestamente devo dire che sono veramente orgogliosa di poterle dare questo premio questa sera. Abbiamo cominciato con un pianoforte, siamo passati attraverso il violino, il violoncello, il flauto, le voci, l'arpa, per cui insomma abbiamo attraversato tutti gli strumenti musicali per tornare al pianoforte con questa straordinaria ragazza che devo dire che noi diamo il nostro premio, ma mi sembra che lei abbia veramente già avuto dei premi straordinari, per cui siamo noi veramente onorati di poterle dare il nostro. Grazie Alex. Io sono felice perché a parte che da quando Guido e Paola mi hanno chiesto di fare direttore artistico di questa straordinaria associazione in nome del papà, ogni volta ho delle grandi emozioni e devo dire che stasera Alessandra ci ha veramente tolto dai problemi. Lei era quasi un anno e mezzo che doveva venire, e rimanda, eccetera, ce l'abbiamo fatta e secondo me la musica ci pulisce dentro, ci fa dimenticare il Covid e quello che sta per succedere, e mi domando come Alessandra possa essere così straordinariamente generosa in un momento in cui chissà cosa succede a casa, perché lei arriva da Mosca, no? E quindi ancora di più siamo molto grati al fatto che sia venuta e che stasera continuerà con sono emozionata perché non vedevo l'ora di sentire di nuovo la musica dal vivo, dal vero, e devo dire che stasera è un regalo straordinario. Molti complimenti.